Un modello di organizzazione e gestione per la sicurezza è un punto di riferimento al quale guardare nel momento in cui viene organizzato un sistema di gestione. Quindi diciamo che il modello dà un'indicazione su come organizzare un'impresa, un'attività di lavoro per tenere sotto controllo il rischio. E quindi esistono dei modelli precostituiti fondamentalmente. Diciamo che una cosa importante è che i modelli per i sistemi di gestione della sicurezza fanno riferimento sempre a un ciclo, ad una procedura, ad un processo che arriva dal mondo orientale, dall'impresa orientale, e che si chiama il ciclo di Deming. In che cosa consiste questo ciclo di Deming? Questo ciclo di Deming prevede quattro fasi rispettando le quali il sistema di gestione e organizzazione della sicurezza si mantiene in piedi, funziona. E prevede una fase di pianificazione, per cui dice plan, una fase di azione operativa, cioè fai, do, poi c'è una fase di verifica, quindi check, di controllo, e una fase di intervento successivo al controllo, act. Che cosa significa? Allora, pianifica quello che devi fare, realizza poi quello che devi fare, verifica quanto hai fatto, intervieni lì dove quello che hai fatto ha delle difformità, delle non conformità rispetto a quanto avevi pianificato. In pratica, come si traduce un modello di gestione e organizzazione della sicurezza? Allora, innanzitutto, quasi tutti i modelli di gestione e organizzazione, che quindi fanno riferimento al ciclo di Deming e prendono in considerazione ciascuna delle quattro fasi che abbiamo visto del ciclo di Deming, ebbene, partono da una politica per la sicurezza, cioè un documento nel quale l'azienda, l'organizzazione esprime che cosa vuole perseguire e in che maniera perseguire, quello che si propone a livello di sicurezza. Quindi nella politica per la sicurezza sono espressi i veri e propri obiettivi di sicurezza, che potrebbero essere il numero, diminuzione del livello di rischio, la diminuzione del numero degli infortuni, l'aumento della consapevolezza del rischio da parte dei dipendenti e così via. Quindi la dichiarazione generica è la politica per la sicurezza. Questa politica per la sicurezza, che viene espressa in maniera abbastanza generica all'interno di un documento, poi si traduce in un piano operativo che ha dei veri e propri obiettivi. E quindi siamo nella fase plan. Nella fase do, poi, cioè io a questo punto ho degli obiettivi da raggiungere, per cui a questo punto devo compiere delle operazioni per raggiungere questi obiettivi. E queste operazioni, questo lavoro non può essere lasciato al caso, peggio ancora all'improvvisazione. Non si raggiunge un obiettivo se non in maniera ordinata. Ebbene, queste azioni per raggiungere l'obiettivo sono disciplinate da procedure o da istruzioni, che sono dei documenti che descrivono come deve essere compiuta l'attività di lavoro. Nella fase do, quindi nella fase fai, fase realizza, nella fase opera, troviamo anche, oltre ai documenti che disciplinano come fare le attività, che sono le procedure e le istruzioni, troviamo anche la modulistica, che sono altri documenti che prevedono delle registrazioni, cioè delle registrazioni consentono di registrare quanto viene fatto.
Le registrazioni sono dei documenti che danno oggettiva evidenza del fatto che delle attività sono state compiute, da chi sono state compiute e come sono state compiute, se sono state compiute in un certo modo. Nella fase check, invece, troviamo i riesami, gli audit interni. In realtà nella fase check ci si chiede, ma quello che abbiamo fatto e che noi quindi abbiamo registrato è conforme rispetto a quello che avevamo preordinato, che avevamo stabilito in precedenza nella fase di plan, cioè nella fase iniziale? E cioè noi abbiamo pianificato una cosa, l'abbiamo realizzata, nella fase check invece andiamo a verificare che quanto abbiamo realizzato, quanto abbiamo fatto, quanto si sta compiendo quotidianamente nelle attività di lavoro è conforme o meno rispetto a quanto avevamo pianificato. Se ci sono delle difformità, e quindi queste difformità ovviamente si registrano, a questo punto si interviene con delle azioni di miglioramento, per cui passiamo nella fase ACT, quindi intervengo a correggere quanto non ho fatto conformemente e a prevenire invece, diciamo, lì dove voglio evitare di incorrere nello stesso errore, per cui le azioni di miglioramento sono degli ulteriori obiettivi che vanno ad arricchire un piano iniziale. In che cosa consiste la funzione esimente del modello? Allora, ci sono dei modelli che sono suggeriti, che poi vedremo, sono il modello dell'INAIL e l'OHSAS fondamentalmente, che sono dei modelli ai quali si guarda per come organizzarsi. Ebbene, questi modelli si chiamano modelli esimenti. Esimenti da cosa? Ci si esime dalla responsabilità amministrativa. Cioè ci si esime da una responsabilità nel momento in cui si guarda il modello e ci si è comportati conformemente rispetto al modello. Il modello, cioè, ci dice come ci dobbiamo organizzare in azienda per gestire il rischio. Ebbene, se noi abbiamo fatto tutto quanto prevede il modello, abbiamo la possibilità, di fronte a un episodio che accade, magari eventualmente un infortunio, di poter dare oggettiva evidenza rispetto a un magistrato, rispetto a una nostra ad un giudizio, diciamo, abbiamo la possibilità di dire: io sono stato conforme al modello, per cui quanto è accaduto effettivamente non dipende dalla mia responsabilità. Allora, i modelli di organizzazione e gestione, quindi, servono ad esimere dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Questa possibilità è prevista dal decreto 231 dell'8 giugno del 2001. Ovviamente il modello deve essere adottato in maniera efficiente, efficace e conformemente rispetto a tutto quanto prevede, e guardare a questo modello ci dà la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi giuridici, per cui si ha la possibilità di dimostrare, adottando questo modello in maniera efficiente ed efficace, soprattutto efficace, si ha la possibilità di dimostrare che si è adempiuto rispetto a quanto prevedevano gli obblighi giuridici. Quali sono gli adempimenti ai quali fare riferimento e ai quali si può adempiere guardando al modello e comportandosi conformemente rispetto a quanto prevedono questi adempimenti? Ebbene, gli adempimenti sono innanzitutto il rispetto degli standard strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, alle attività di natura organizzativa
quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche della sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Vedete, questi sono tutti obblighi giuridici ai quali bisogna fare riferimento e ai quali io do una risposta concreta se mi comporto conformemente al modello. Altri adempimenti sono le attività di sorveglianza sanitaria, le attività di informazione e formazione dei lavoratori, le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, l'acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge, alle verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. Gli aspetti sistemici che un modello deve contemplare, quindi vediamo un modello come è fatto all'interno. Innanzitutto ci deve essere sicuramente la registrazione delle attività che vengono svolte. Un modello si mantiene in piedi su un sistema documentale, questo è importante. Cioè, se non si documenta quanto viene fatto, è difficile dimostrare di aver agito in un modo piuttosto che un altro, di aver agito in maniera conforme rispetto agli obblighi giuridici, anziché aver agito in maniera difforme. Non soltanto. Un altro aspetto sistemico del modello sono le competenze tecniche e i poteri che vengono, diciamo, riconosciuti, attribuiti a chi? A quelle persone che verificano, valutano, gestiscono e controllano il rischio e le condizioni di rischio. Poi, un altro aspetto sistemico del modello è il controllo dell'attuazione del medesimo modello e il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Un'altra parte, poi, un altro aspetto interessante del modello è il riesame e l'eventuale modifica del modello stesso. Ci sono dei modelli, abbiamo detto, quindi degli schemi di riferimento precostituiti ai quali possiamo guardare per organizzare la nostra azienda ed esimerci dalla responsabilità, eventualmente succede qualcosa, che sono questi modelli sono conformi ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 81 della sicurezza. E quali sono? Sono innanzitutto lo standard britannico OHSAS 18001 del 2007 e poi ci sono delle linee guida che ha emanato l'INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che è stato emanato nel 2001 inizialmente. Allora, questi modelli di organizzazione aziendale diciamo, sono contemplati nell'articolo 30 del decreto legislativo 81, per cui c'è un riferimento ben preciso al decreto legislativo 81, che in ultimo, diciamo, dice che la commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. E poi dice che tali procedure, quindi semplificate, fatte apposta per le piccole e medie imprese, sono recepite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.